Il Grande Fratello 12 ha un segreto inconfessabile ed è scritto in una lettera anonima che getta nel panico uno dei suoi concorrenti, Mirko. Ma cosa c'era scritto di così sconvolgente, tanto da costringerlo ad abbandonare la casa? Abbiamo provato a cercare la verità. L'abbiamo trovata su Twitter. Ecco i commenti più azzeccati che gli utenti hanno fatto sul GF12 e che sicuramente avrebbero fatto fuggire persino Alfonso Signorini. Due concorrenti abbandonano in due giorni facendo migliorare la vita degli altri. Silvio Berlusconi continua a fare tendenza. Ragazzi, ma Danilo è uscito dalla casa? Sta gente non vuole fare nulla, ma come si fa a soffrire nella casa? Alessia, hai le tette grosse, ha latti, quel vestito anche no. Sono in trepidazione, ancora non si sa se Daniele esce o no dal GF12. Come posso vivere con sto pensiero? Luca ha detto che è finita con Enrica, ma non era gay? Tipo che se tolgono ad Alessia Marcuzzi il Grande Fratello se lo vedono solo Signorini e sua nonna. Su Rai 2 stanno facendo Show. Alessia dice, ragazzi, entra un nuovo concorrente. E Show dice, ciao, voglio fare un gioco con voi, ma magari. Signorini, non so cosa tu stia criticando, ma ti amo. GF12, che cagata. Ma il GF12 è un centro di recupero per rincoglioniti? Perdo il 50% di batteria tutte le volte che uso Twitter per il GF12. Enrica Mezzanuda finalmente si ragiona. Addio a Svetlana, Lucio Magri e la secchione del Grande Fratello. Giornata tremenda per il comunismo.